benvenuti. Da quel che vedo comunque vale un successo, visto che abbiamo la sala piena e tutti di ottima qualità. Di ottima qualità, chiaramente, il suggerimento è giusto. E niente, io sono onorato perché il mio orgoglio è vedere che veramente tutti i rappresentanti, sia locali che regionali, di partito, che l'associazione insieme al laboratorio Gallura e insieme alla FIO di Olbia hanno chiamato, il fatto che voi siete venuti, questo mi riempie veramente di orgoglio e vi dico anche di grande emozione. Il tutto, un applauso. Io volevo, non dobbiamo, nessuno di noi è venuto, oggi viene per fare un comizio per presentare se stesso. L'associazione la conoscete, molti di voi hanno già firmato tempo fa vari ricorsi. Io vi ho lasciato un foglietto nella sedia, giusto per farvi capire che neanche un anno e mezzo fa, quando l'associazione ebbe l'intuizione di presentare il ricorso contro lo Stato per il diritto negato alla Sardegna sull'europarlamentare identitario, come vedete, l'associazione fece firmare quasi tutti i partiti identitari. C'era il Partito Sardo, c'era Prog, c'era Unido, c'era IRS. Chi non è stato chiamato mi deve scusare, perché io in quel periodo ero veramente alle prime armi, non è che adesso sia diventato più bravo, ma non conoscevo quasi nessuno, quindi molti di voi io li chiamai veramente dovetti perdere la maggior parte del tempo per spiegare cosa stavo facendo, perché chiaramente non mi conoscevo, non mi conoscevano. Ho fatto firmare anche a tanti rappresentanti della cultura. Questo che cosa mi ha fatto capire? Voi sapete che il 2 giugno questo ricorso è alla Corte Costituzionale dal 2 giugno. Questo è per far capire a me stesso, ma soprattutto anche a tutti noi, che uniti noi possiamo vincere. Io ne sono convinto, l'associazione ne è convinto, la Polizia di Gallura ne è convinto, la FIO ne è convinto, e quindi due settimane fa abbiamo riunito tutti i rappresentanti, o la maggior parte dei rappresentanti cittadini, dei partiti identitari, e abbiamo chiesto a loro cosa ne pensavano per la possibilità di presentare una coalizione identitaria indipendentista, sovranista, pro-Sardegna, tutto quello che vi parlo, che riunisse tutte le sigle in modo tale da poterci presentare uniti alle elezioni comunali. Di diverso c'è che nasce quindi dalla base. Nasce da cittadini che come me, magari anche come me, sono le prime armi che fanno politica, insieme ad altri che invece lo fanno da tanto. Sicuramente è una cosa nuova. Primo, la possibilità di poterci presentare in una unica coalizione tutti uniti. E secondo, la seconda novità è che non è la testa che sta decidendo, ma sta decidendo la base. Quindi oggi noi abbiamo chiamato tutti i rappresentanti regionali per dirvi che noi ci siamo, vogliamo sapere cosa ne pensate voi, vogliamo il vostro aiuto, chiaramente. Chi non è d'accordo non lo farò parlare, sto scherzando, chiaramente. E quindi niente, io quindi finisco il mio intervento, sono curioso quindi di sentire l'intervento di tutti voi, nella convinzione che oggi usciremo veramente